Buonasera dal TG. Sebbene le piogge primaverili abbiano rallentato i lavori, il nuovo asilo di Pisino sarà completato verso la fine di quest'anno. Lo ha confermato la sindaco Susana Jašić durante la celebrazione del 120° anniversario dell'asilo croato della città. Questo è l'anno degli asili a Pisino. Oltre all'inaugurazione della mostra in occasione del 120° anniversario dell'asilo croato a Pisino, quest'anno apriremo anche un nuovo edificio dell'asilo. I lavori stanno per essere conclusi. All'inizio dell'autunno si provvederà all'attrezzamento dello spazio e subito dopo seguirà la procura della documentazione, ovvero del permesso d'uso e del permesso di lavoro. Non appena avremo soddisfatto le condizioni per ottenere il permesso, trasferiremo 4 gruppi dell'asilo dai locali del centro comunitario ai locali del nuovo asilo e apriremo ulteriori nuovi gruppi dell'asilo nido. Al momento ci sono circa 40 bambini in età d'asilo nido che non sono stati iscritti all'asilo per il prossimo anno pedagogico. Suppongo che alcuni risolveranno la questione privatamente. La città di Pisino, infatti, cofinanzia i servizi di assistenza all'infanzia nel settore privato, quindi tutti coloro che non sono riusciti a iscriversi all'asilo possono ricevere il cofinanziamento. E alcuni genitori saranno sicuramente interessati a una successiva iscrizione dei propri figli al programma dell'asilo nido. Ricordiamo che lo scorso anno sono iniziati i lavori del valore di quasi 3 milioni di euro, con circa un terzo dei fondi, ovvero 900.000 euro, forniti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nuovo edificio ospiterà complessivamente 8 gruppi didattici, 4 per i bambini dell'asilo e 4 per quelli dell'asilo nido. Ad Albona si è tenuta la firma del contratto di cofinanziamento dei progetti nell'ambito del concorso Piccoli Progetti per un Domani Migliore, della Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile dell'Istria. Il contratto è stato firmato dal sindaco di Albona, Walter Glavicic, e dalla direttrice della Fondazione, Helga Mosè. Alla firma erano presenti il sindaco di Albona, Walter Glavicic, la direttrice della Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile, Helga Mosè, il capo del Dipartimento per le attività sociali della città di Albona, Borjan Batagel, e i rappresentanti delle associazioni del territorio di Albona che hanno ottenuto il cofinanziamento dei progetti, Hanna Scilian, presidente dell'Associazione Albona Città Sana, e Nicole Goglia dell'Associazione Labin Art Express. L'Associazione Albona Città Sana ha ottenuto un cofinanziamento di 3.090 euro per il progetto Libro da colorare per la felicità, promozione della salute mentale attraverso la creazione artistica per adulti, mentre il progetto Labinunski Journalin dell'Associazione Labin Art Express sarà cofinanziato con 3.250 euro dal Fondo per le città e i comuni. Albona è una città con tante associazioni attive e siamo contenti, ma non siamo sorpresi, ecco, dal fatto che sono due i progetti albonesi che saranno realizzati con i mezzi di cui dispone la Fondazione per l'incentivazione del partenariato e lo sviluppo della società civile della regione istriana, grazie appunto ai mezzi pubblici del Fondo delle città e dei comuni gestito dalla stessa organizzazione. Le due iniziative sono state scelte nell'ambito della recente edizione del tradizionale concorso Piccoli Progetti per un Domani Migliore e sono state ideate dall'Associazione Albona Città Sana e da quella Labin Art Express 21. L'importanza di questi e simili progetti sta nel fatto che sono indirizzati ai cittadini e alla loro partecipazione attiva, però anche negli obiettivi che si vogliono raggiungere, ovvero la salvaguardia del dialetto zaccavo e la difesa della salute mentale, assolutamente importante oggigiorno. Libro da colorare per la felicità, il progetto dell'Associazione Albona Città Sana, permetterà la promozione dello sviluppo personale e della salute mentale dei cittadini di Albona attraverso attività innovative, networking e partecipazione attiva. Labinunski Journalin, che esce online dal 2021, avrà questa volta anche una versione stampata.
Questo giornale in dialetto di Albona sarà preparato per 6 mesi principalmente dai giovani partecipanti al laboratorio di lettura e scrittura in questo dialetto locale, con l'obiettivo di conservarlo, promuoverlo e integrarlo nella vita quotidiana dei cittadini di Albona, soprattutto bambini e giovani, e in un prossimo futuro anche nei curricula delle istituzioni educative locali. Notizie flash. La municipalizzata Vodovod Pola informa i cittadini che domani nel comune di Medolino sarà interrotto l'approvvigionamento idrico a causa dei lavori sulla rete idrica. L'acqua sarà sospesa dalle 8 fino alle 13 in via Volme dal numero civico 148 al numero civico 157 e al numero civico 90. A causa dei lavori è possibile che l'acqua sia torbida. In caso di anomalia si pregano gli utenti di contattare il centro utenti della municipalizzata. Domani alle 18.30 presso il Salone delle Feste a Fiume si terrà la presentazione del libro Proverbi e filastrocche in Fiuman dell'autore Rodolfo Sagnan. L'evento vedrà la partecipazione di Bruno Bontempo, Irene Mestrovic e dello stesso Rodolfo Sagnan. L'ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati. Ad Albona lo scorso sabato si è tenuta la 7ª maratona di pianoforte organizzata dalla Scuola d'Arte Matko Brajša Rašan, alla quale hanno partecipato musicisti provenienti da tutta la Croazia. Quest'anno si sono iscritti 210 musicisti. I brani per le esibizioni sono stati scelti principalmente dai partecipanti stessi. La particolarità della maratona è che si svolge all'aperto, precisamente nell'anfiteatro Dolac di Albona. Sono molto soddisfatta perché la manifestazione attira ogni anno un numero sempre maggiore di partecipanti, soprattutto giovani, alunni delle scuole di musica ed arte di tutta la Croazia. Sono felice che molte persone da diverse parti della Croazia vogliono semplicemente venire alla maratona di pianoforte ad Albona. Siamo molto felici e orgogliosi, soprattutto perché è una motivazione per il continuo miglioramento per suonare, visto che partecipano studenti e professori delle accademie artistiche e delle scuole di pianoforte. Quest'anno abbiamo avuto come ospite d'onore la giovane pianista croata Mia Pečnik, che è sicuramente una grande motivazione per tutti i giovani a seguire il loro percorso. Ospite speciale della maratona è stata la giovane pianista di Zagrebia, Mia Pečnik. Sono molto soddisfatta, rilassata, e l'unica cosa è che è un po' di caldo. Mi sono divertita moltissimo. Qui c'è un'atmosfera così meravigliosa, un ambiente splendido, e mi è piaciuto davvero avvicinarmi al pubblico, parlare con loro e discutere del programma. È stata davvero un'esperienza bellissima. È la prima volta che partecipo a questa manifestazione della maratona di pianoforte e penso che sia un evento molto importante, soprattutto perché molti giovani possono suonare in questo modo, dando una bella immagine delle esibizioni. I giovani spesso pensano che sia difficile esibirsi in uno spazio chiuso, davanti a una giuria o a dei professori, ma quando è all'aperto, in un parco, circondati dalle persone che amiamo e anche da qualche cane, l'atmosfera è completamente diversa. E credo che questo possa risvegliare in loro un amore ancora più grande per il pianoforte e per le esibizioni. Alla 7ª maratona di pianoforte sono state eseguiti 210 pezzi e si è suonato fino a tarda notte.
Si allarga la rete ENASC in Istria e dopo Pola e Albona è stato aperto anche un patronato a Parenzo. L'ENASC, Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini, è un patronato promosso dall'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori e provvede ad assicurare l'assistenza e la tutela dei lavoratori e pensionati che prestano o hanno prestato attività lavorativa in Italia e all'estero ai fini del riconoscimento della pensione e delle altre prestazioni erogate dall'INPS. Parenzo accede alla rete ENASC e vi apre un ufficio di rappresentanza, dando così un valido contributo a diffondere in loco, viste le necessità, la presenza e l'interesse, per consulenze ed assistenze in campo previdenziale ed assistenziale a tutti coloro che hanno prestato o prestano attività lavorativa in Italia e all'estero, tutelando quindi i diritti dei lavoratori dipendenti e autonomi, ma anche dei pensionati, degli invalidi, dei portatori di handicap, dei diversamente abili, dei disoccupati, di lavoratori stranieri, delle colf e delle badanti, dei precari, dei professionisti e dei lavoratori atipici. Ce lo spiega nel dettaglio Mauro Seppi, coordinatore del patronato in parola per l'estero. Oggi siamo stati qua a Parenzo perché abbiamo inaugurato l'ufficio del patronato ENASC. L'ENASC è un patronato promosso dal sindacato UNSIC e promuove l'assistenza e la tutela dei lavoratori per quanto riguarda l'ambito previdenziale. Quindi presso questo ufficio di Parenzo si potrà avere assistenza per quanto riguarda l'avvio di pratiche pensionistiche da parte di coloro che hanno una vita contributiva in Italia, cioè che hanno versato i contributi per lavoro in Italia e che ad un certo punto della loro vita chiedono che gli venga riconosciuto il diritto a pensione. Noi come ente svolgiamo pratiche di previdenza in ambito di convenzioni internazionali, ciò significa che, per dirla in gergo tecnico, i contributi italiani e quelli croati, per farci capire, vengono totalizzati e il tutto poi dà diritto ad una prestazione previdenziale. Quindi da oggi, qua presso la via Partizanska 9 di Parenzo, è stato aperto questo ufficio dove avremo un'impiegata che risponderà a tutti i quesiti degli interessati che vorranno rivolgersi per conoscere i propri diritti, per un domani presentare la domanda di pensione o altre prestazioni. Sappiamo benissimo che dopo la pensione, una volta ottenuta la pensione, il pensionato ha altri obblighi, perché gli enti previdenziali esteri chiedono sempre delle nuove informazioni al pensionato, come può essere ad esempio l'esistenza in vita, che sono i pensionati infatti sono tenuti a rispondere una volta all'anno, e però poi ci sono altre prestazioni alle quali possono avere diritto e quindi per questo siamo noi qua pronti a rispondere. All'inaugurazione del patronato ENASC di Parenzo vi hanno presenziato il suo direttore generale Luigi Rosa Teio, il responsabile settore pensionati Paolo Sfreddo, il referente per il Friuli Venezia Giulia Alberto Valeriali Breda, nonché il rappresentante dei pensionati di Parenzo Franco Buda e la vice console onorario professor Giuseppina Raico. L'ufficio è ubicato in via dei Partigiani 9, sarà aperto al pubblico nei giorni feriali secondo un orario ben preciso ed è coordinato da Barbara Casalaz. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata.